Fly Pump in the Morning. Ciao, benvenuti a speciale Guerre Puniche 2, Made Change Worlds nel Mediterraneo 2050. Spero che vi sia piaciuta questa nuova sigla che fa d'apertura a questa serie di podcast destinati ad illustrare le ragioni d'esistenza e detonazione delle Climate Change Worlds nel Mediterraneo 2050. Buon ascolto! Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Climate Change Worlds, le guerre del cambiamento climatico nel Mediterraneo 2050. In questo episodio parleremo rapidamente dei futuri possibili della penisola italica. Allora, la prima cosa da tenere presente è che l'Italia, la penisola italica, non è collocata nell'iperuranio, al sicuro dai danni da cambiamenti climatici, migrazioni apocalittiche e guerre regionali. C'è inoltre da tenere presente che a livello planetario dal tardo 1600 è iniziata la rivoluzione industriale che ha prodotto crescita demografica, crescita economica e tecnologica. Tutto questo benessere e sviluppo nei paesi del primo mondo e poi gradualmente anche in quelli del secondo mondo è stato nutrito ed è tuttora nutrito dall'uso dei carburanti fossili. Il reddito pro capite è un quoziente, di solito è misurato in PIL pro capite, come PIL diviso la popolazione. Quando i mercati di un paese non sono saturi, durante la fase di espansione e l'avvio del trend verso la saturazione dei mercati, la zona più ripida di crescita di una curva logistica comporta la crescita economica e demografica e entrambi le componenti si influenzano a vicenda nel lungo periodo. Un'espansione della popolazione farà crescere il PIL nel lungo periodo. Di questo, di quanto possa crescere il PIL, vale nel lungo periodo la correlazione tra PIL ed energia in gigawatt, per cui la crescita energetica futura si trasformerà in una frazione della crescita economica del paese di lungo periodo. Questa è sempre stata la logica economica, keynesiana o monetarista, per stimare nel futuro, nei paesi del primo mondo, con mercati odierni divenuti saturi, la possibile crescita futura di lungo periodo. Questo perché nei paesi del secondo mondo i mercati non sono saturi e non si è ancora raggiunto ancora il cap della curva logistica e neppure nel terzo mondo, dato che ancora si deve iniziare a diffondere la rivoluzione industriale. L'umanità però, come ripete da decenni IPCC e come anticipava già Limits to Grow, è entrata in una nuova fase storica, causata dal paradigma dei carburanti fossili. Nei prossimi decenni, lo sviluppo del binomio cambiamento climatico più sovrappopolazione elevato alla N muterà i rapporti di interazione umana, che oggi sono un gioco a somma positiva. Questi diventeranno inevitabilmente più competitivi, trasfigurando in un gioco a somma zero. Gli esseri umani sono soliti interagire tra loro per ragioni economiche, politiche, ambientali, militari, ideologiche, religiose e quant'altro. In ultima analisi, gli effetti del cambiamento climatico saranno una seria questione economica, politica, ma soprattutto militare. 1. Impatti diretti a causa del cambiamento climatico con eventi climatici estremi sulle città ed infrastrutture e quindi sulla necessità di riallocare risorse finanziarie, che sono scarse e suscettibili di impieghi alternativi e concorrenti, su nuove e vistose esigenze a discapito di priorità di ordine inferiore. 2. Impatti diretti a causa del cambiamento climatico con variazioni climatiche, salita del livello del mare e o cambio del clima, con incisioni negative sulla produzione agricola, calo della fertilità delle terre, assottigliamenti delle riserve d'acqua dolce e crescenti necessità di energia e dell'accesso alle sue fonti per mitigare questi problemi causati dal cambiamento climatico. 3. Impatti diretti a causa del cambiamento climatico sull'accesso dai mercati alle risorse vitali, energetiche, alimentari, idriche, materie prime, semilavorati e quant'altro. Tutte risorse che saranno scarse da parte di una umanità in sovrappopolazione sulla Terra. È ovvio che i bisogni primari insoddisfatti probabilmente faranno detonare collisioni violente di popoli sulla Terra
per imporre una diversa redistribuzione delle vitali risorse scarse. Quindi c'è da tenere presente quale è il futuro della penisola italica osservato da un punto di vista climatologico. Allora, attualmente l'Italia è un paese che è sempre stato prevalentemente ad economia di trasformazione, privo di materie prime e fonti di energia. In un contesto in cui le risorse diventano più rare, non potrà l'Italia mantenere il proprio livello di produzione a causa della difficoltà d'accesso a materie prime, semilavorati, energia e quant'altro, anche a causa del fatto che il proprio spazio sarà soggetto a danni e mutamenti climatici, desertificazione dell'Italia, risalita del livello del mare, proliferazione di malattie tropicali, medicane e trombe marine, oltre alle tradizionali e storiche eruzioni vulcaniche, frane, terremoti, incendi e quant'altro. Inoltre c'è da aggiungere la variabile delle migrazioni apocalittiche, che di certo creeranno guerre, danneggiando e o distruggendo l'apparato produttivo. Per cui affidarsi oggi fideisticamente e anche in modo un po' stupido alla curva normale, interpolando matematicamente la crescita di PIL e produttività italiane per i decenni futuri, partendo da serie storiche del passato, in cui però sono implicite e profondamente diverse le premesse dell'ambiente economico, è ovviamente sbagliato. E se reazioni del passato non hanno una rappresentatività adeguata al contesto economico prospettico, che invece sarà assai differente e molto più deteriorato del passato. Nei prossimi decenni, quindi 2020, 2030, 2040 e 2050, e poi il tempo continuerà a scorrere, ma diciamo che per questo, per quanto riguarda questa analisi, ci si ferma al 2050, nonostante oltre il 2050 c'è da tenere presente e ricordare sempre che i cambiamenti climatici si amplieranno ancora di più in modo esponenziale, quindi non è immaginabile supporre, dopo il termine delle guerre puniche 2 o della potenziale terza guerra mondiale, una recovery economica come avvenne nel secondo dopoguerra 1950-1960, perché il cambiamento climatico oltre il 2050 continuerà in modo assai più massivo e violento di quanto impatti in modo negativo nei prossimi 30-40 anni. Quindi, se già oggi si può dire che nei prossimi 30-40 anni è alquanto improbabile che il PIL italiano abbia un trend costante, è impossibile che il PIL italiano abbia un trend crescente. Riagganciandoci alla puntata precedente, dove si dava una serie di scenari di flessione del PIL di lungo periodo, incastonati nei vari tipi di scenari di surrogazione inerziale esplosiva, falso ritorno all'età dell'oro oppure catastrofe ultravioletta, c'è da chiedersi che cosa dovrebbe fare oggi il popolo italiano per sopravvivere al XXI secolo? Ipotesi 1. Se la popolazione italiana vorrà sopravvivere al XXI secolo, allora il calo fisiologico della popolazione italiana potrebbe in parte assorbire l'overshot, per cui il PIL pro capite dei decenni futuri potrebbe essere viscoso verso il basso, ossia leggermente calante nel tempo, oppure anche tendenzialmente costante. Poiché la penisola italica è collocata geograficamente di fronte all'Africa, dove sta esplodendo la bomba demografica africana, è ovvio che l'interesse degli italiani è quello di chiudere le porte stagne sull'Africa respingendo le migrazioni. Questo per proteggere il proprio territorio, che sarà comunque inevitabilmente piagato dal cambiamento climatico. Ma la riduzione fisiologica della popolazione italiana potrebbe in parte permettere di assorbire in buona parte l'overshot. Tuttavia, se l'Italia non si preparerà militarmente per respingere nei prossimi 30 anni l'invasione subsahariana, implementando oggi una difesa continentale dell'Europa, e se oggi non si abbatterà in larga parte il debito pubblico italiano,
fatto dal 1980 fino ad oggi, nei decenni a venire, quando occorrerà fare forti investimenti per mitigare i danni da cambiamento climatico, se l'Italia ci arriverà o ci arrivasse strafatta di debito come oggi, non avrà modo di fare ulteriore debito, anche perché il PIL tenderebbe a scendere. Quindi è ovvio che con criterio prudenziale oggi non c'è più tempo, non si deve più procrastinare, occorre abbattere in modo sostanziale il debito pubblico italiano per poter avere la possibilità nei decenni a venire di poter fare un po' di debito pubblico in più, quindi fare leva, per poter finanziare investimenti e cercare di mitigare in parte i danni dal cambiamento climatico. Ma se oggi continueremo a fare, gli italiani continuassero a fare, come abbiamo sempre fatto, debito pubblico su debito pubblico, quando il cambiamento climatico inizierà a produrre serie questioni e seri impatti, l'Italia ci arriverà strafatta di debito, avrà ancora bisogno di fare ulteriore debito, ma nessuno gli darà credito e quindi di conseguenza potete ben immaginare quale tipo di soluzioni si potranno avere. Seconda ipotesi è se la popolazione italiana non vorrà sopravvivere al XXI secolo, allora il calo numerico della popolazione italiana sarà sterilizzato dal travaso di una massa crescente di immigrati provenienti dalla bomba demografica africana. La popolazione italica sarà in questo caso crescente sia per i nuovi nati quanto per l'arrivo degli immigrati. Tuttavia, il PIL italico continuerà ad avere un trend calante a causa del binomio letale cambiamento climatico, sovrappopolazione, scarsità di materie prime, energia, cibo, acqua potabile, danni dal cambiamento climatico e quant'altro. Ergo, il PIL pro capite, come si è già visto nella puntata precedente, collasserà a valori bassissimi, diventando quindi sinonimo di guerre, epidemie, pulizie etniche, distruzione e morte nella penisola italica. Fine della storia italiana, così per come noi oggi la conosciamo.